Ben ritrovati, li abbiamo definiti i saldi della speranza perché sicuramente arrivano in una fase della nostra economia particolarmente difficile per famiglie ed imprese. Di questo ne parliamo oggi con Vincenzo Schiavo, che è il vicepresidente nazionale di Confesercenti, responsabile per l'associazione in Campania. Ben ritrovato intanto Presidente, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi per l'invito, sempre un piacere stare con voi. Grazie. Allora, a quanto pare ogni famiglia spenderà in media tra i 150 euro e i 270 euro, insomma, nonostante i rincari delle materie prime, l'inflazione, l'ondata di caldo, ci sono tante aspettative da parte dei commercianti campani rispetto ai saldi. Ecco, ritiene che questa stagione degli sconti possa segnare anche e soprattutto una ripresa dell'economia nella nostra regione? Qual è la sua analisi? Guardi, l'analisi del nostro centro studi è che ovviamente 7 su 10 avranno volontà di andare a fare acquisti. Hanno più o meno ipotizzato di spendere circa 250 euro, perché la media tra i 170 e i 270 euro, più o meno c'è una spesa di 250 euro. Questa spesa di 250 euro che dovranno fare più o meno circa 857.000 cittadini campani, quindi la volontà di 857.000 residenti in Campania di accorrere ai saldi, si aggiunge poi i 750.000 turisti che affollano la nostra regione, che contribuiranno con circa 90 milioni di euro. Quindi 310 milioni di euro, che è una boccata d'ossigeno importante, sperando che ovviamente queste promesse dei residenti campani e la prospettiva dei turisti che sono presenti nella nostra regione poi confermino questi 310 milioni di incassi. Ecco, sicuramente Presidente, il settore dell'abbigliamento è stato tra i più colpiti dalla crisi dovuta dalla pandemia, dall'emergenza sanitaria. Ritiene che le vendite possano tornare ai livelli del 2019? Quali sono le previsioni? Guardi, ovviamente, come diceva lei bene prima, noi queste attività commerciali, quindi calzature, maglie, abbigliamento e quant'altro, è quello che ha sofferto di più, perché da gennaio ad oggi, quindi dai dopo saldi di dicembre, hanno avuto un vuoto enorme, quindi sono tantissime migliaia di imprese che stanno in grande difficoltà economica. Hanno bisogno in questo momento di incassare, avrebbero bisogno in questo momento di buttare fuori tutta quella che è la merce, della stagione che dovranno mettere in saldi, e ovviamente la loro preoccupazione è che si possa riuscire a vendere quando prima possibile. Gli commercianti intendono vendere prima possibile perché ci sono meno saldi e hanno maggiore utile per loro. I consumatori vogliono acquistare con maggiore saldi e quindi più opportunità per loro. È un gioco delle parti, speriamo che vincano tutti e speriamo di dare un supporto e un aiuto alle attività commerciali che hanno avuto per 750 giorni una crisi profonda, che è stata la pandemia, che ha segnato un soccolo importante. Quindi abbiamo bisogno di fare in modo che le imprese incassino e incassino tanti soldi. Certo, intanto fa discutere la partenza dei saldi nel weekend, un fattore che ha favorito sicuramente soprattutto i centri commerciali. Lei però ha invitato i consumatori a spendere nei negozi sotto casa. Ecco, qual è il significato di questo suo messaggio? Guardi, dico sempre spendete sotto casa, perché molto spesso le persone fanno dei viaggi infiniti per andare nei centri commerciali e ovviamente lì stiamo spostando l'economia del nostro territorio. Quando spendiamo sotto casa diamo forza alle attività commerciali che teniamo sotto alle nostre attività, sotto le nostre abitazioni. Quindi diamo forza al comune che incassa le tasse. Quindi il comune dove noi abitiamo è il comune che ha la facoltà e la possibilità di poter praticamente incassare soldi e poter poi continuare a curare quelle che sono la sicurezza della nostra città, la viabilità della nostra città, il decoro della nostra città. Quindi i comuni hanno bisogno di poter incassare.
Se poi andiamo a pellegrinare in giro per le nostre regioni, molto spesso vanno anche in altre regioni ai centri commerciali, ovviamente noi spostiamo le nostre ricchezze, dei nostri territori in altri comuni o in altre regioni, quindi questo non è giusto. Per questo Confesercenti dice spendete sotto casa, quindi spendete all'attività che sono vicino casa vostra, perché date forza all'imprenditore che da sempre è sotto casa e illumina il vostro marciapiede, date forza alle imprese che investono sul vostro territorio in decoro, in sicurezza, perché ogni attività aperta invece che chiusa garantisce sicurezza alla città. Ecco, lei ha accennato al report del Centro Studi di Confesercenti, emerge in particolare che i saldi erano attesi soprattutto nel mezzogiorno. Ecco, come se lo spiega? Che segnale è secondo lei? Ma guardi, si spende di più nel mezzogiorno perché si soffre di più nel mezzogiorno. Questa è la nostra analisi. Il fatto che nel mezzogiorno le persone soffrano di più, hanno meno opportunità, meno possibilità, hanno avuto come dire, maggiore sofferenza, hanno deciso di spendere di più perché c'è maggiore serenità in questo momento. Ovviamente non parlare di pandemia, non parlare di Covid, non parlare di restrizioni, permette alla gente di avere una percezione di libertà. È chiaro che stiamo parlando allo stato attuale di volontà, percezioni. Noi ci auguriamo che i 257 euro li spendano veramente tutti nel mezzogiorno e che possano spendere nelle attività commerciali del loro vicinato. Se così dovesse essere, abbiamo portato a casa una bella analisi che darà riscontro alle attività commerciali e ci dovremmo chiedere perché nel mezzogiorno che guadagnano di meno del nord poi hanno deciso di poter spendere di più nei saldi. Evidentemente quel buco enorme che c'è stato da gennaio ad oggi nelle attività dell'abbigliamento, dove le persone non potevano comprare perché non se lo possono permettere, poi auspicano di andare a spendere nei periodi di saldi, perché solo in quel momento possono farlo. Quindi è un dato drammatico, dove c'è una parte dell'Italia che si può permettere di spendere soltanto se ci sono i saldi. Certo, una giusta osservazione. Intanto, chiaramente al di là dei saldi, approfittiamo della sua presenza per un'analisi anche su quella che è stata definita l'economia di guerra. Il governo ha messo in campo un nuovo decreto aiuti, il terzo, si annunciano sconti fiscali alle aziende e la proroga del taglio delle accise fino a ottobre. Ecco, la convince questa strategia a favore delle imprese? Guardi, è necessario poterla mettere in campo, ma non basta. Non basta, stiamo chiedendo il taglio dell'IVA, stiamo chiedendo di abbassare le tasse. Dobbiamo ricordare a tutti quanti noi, soprattutto alla politica che ci governa, che in questo momento le imprese stanno pagando in confronto al 2019 tre volte tanto ogni tipo di prodotto. Cioè, è oramai è tutto più caro di tre volte al 2018-2019. E ovviamente questa inflazione che sta salendo e non ci sono soldi in giro, perché l'inflazione sale per due motivi: o perché sale la materia prima o perché si mette in missione di denaro. In missione di denaro in Europa non l'hanno messa, quindi c'è la materia prima che è aumentata e contestualmente non sono aumentati i mensili, contestualmente non sono ridotte le tasse, contestualmente non sono stati fatti delle azioni programmatiche che permettono a un imprenditore, a una famiglia, a un impiegato di poter vivere con serenità nel nostro paese. Tutti oramai vivono con grande difficoltà e con grande affanno. È veramente, come dire, chiunque sta lavorando e ha lavorato per il bene dell'Italia, dobbiamo dire, ha fallito. Ecco, uno dei fattori più penalizzanti non solo per le famiglie ma soprattutto per le imprese è il costo dell'energia, il caro bollette. Di quali interventi ci sarebbe bisogno a suo giudizio, soprattutto nel mezzogiorno? Guardi, abbiamo bisogno assolutamente di tagliare le accise che ci sono sull'energia. Stiamo pagando un costo altissimo, ci raccontano che la materia prima è aumentata ma non è così aumentata secondo quello che sono i rincari che si stanno facendo. C'è una fetta enorme che incassa lo Stato, perché poi dall'altra parte incassa
sulla benzina, in cassa sul diesel, sul petrolio, sul gas, in cassa sull'energia e dall'altra parte tende di poter dare qualche contributo alle imprese. Ovviamente questa è una coperta corta, lo sappiamo, ma come succede in tutte le buone famiglie, si fanno un attimo delle azioni dove si riducono gli sprechi, si riducono i costi e si abbassano le tasse per tutti. È impensabile poter pagare la benzina o il diesel a 2,20 euro, 2,30 euro, è impensabile, come è impensabile pagare a kilowattore 50, 60 a kilowattore quando meno di 7-8 mesi fa ne pagavamo 13, 14, 7, cioè è assurdo il rincaro che c'è stato. Tutto questo è giustificato non da quello che è successo e sta succedendo oggi con il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, ma è un problema che stiamo pagando una quantità di tasse, di accise che il governo tiene sui costi primari e che non ci possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere, questa è la verità. Allora, Presidente, per chiudere questa nostra intervista, guardiamo anche agli aspetti positivi che si registrano, soprattutto ad esempio per il turismo nella città di Napoli. Su cultura e turismo si annuncia anche l'interesse di capitali stranieri, di marchi importanti, tipo la Red Bull. Ecco, questo, che cosa può comportare? Insomma, significa che Napoli può vivere davvero una stagione di grande rilancio e diventa poi sempre più attrattiva. Guarda, i nostri dati statistici, almeno da quello che sono le opportunità di aerei e treni prenotati per la nostra regione, soprattutto per la nostra città, che Napoli cuba circa il 50% dei turisti che arrivano nella nostra regione, quindi è una città che trascina l'economia della nostra regione con il turismo. Sono tanti i turisti che arriveranno nella nostra regione. Si parla di oltre 8 milioni di turisti da qui a fine d'anno, quindi pensiamo di avere più di 1 milione di turisti al mese. Turisti che devono stare bene nella nostra città, devono essere ospitati bene, c'è la corsa, come diceva lei, dei grandi marchi, dei grandi brand nazionali a rimanere nella nostra città, avere visibilità nella nostra città. Noi stiamo costruendo delle opportunità perché si possa dare spazio ai grandi brand, contestualmente cercare di rinnovare i nostri centri commerciali, di fare delle azioni commerciali anche strutturali per renderle più belle agli occhi dei turisti, per rendere come dire, una città pulita agli occhi dei turisti, ma soprattutto sicura per i turisti. Queste sono le attività che dobbiamo fare, quindi tutti insieme dobbiamo collaborare, le associazioni, gli albergatori, gli affittacamere, i bed and breakfast, i ristoranti, con prefettura, questura, comune, regione, perché si possa garantire la sicurezza ai turisti e garantire pulizia, decoro ai turisti che vedono una città unica al mondo e che in questo momento la qualità imprenditoriale degli albergatori campani e ristoratori campani sta facendo la differenza, perché Napoli è la città meno cara al mondo ed è la città dove si mangia meglio, della città dove si trovano delle strutture alberghiere di altissima qualità, quindi la gente ci riscontra sicuramente una grande qualità imprenditoriale. Diamo anche sicurezza e decoro alla città e alla nostra regione, diamo la garanzia di trasporti pubblici ai turisti. A quel punto credo che Napoli possa giocare la sua partita per il futuro nel turismo ed essere leader nel mondo come è sempre stato. Bene, ha messo sicuramente in chiaro quelle che sono le problematiche che vive la città di Napoli. Grazie Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti, per questa intervista e buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un grande piacere. Buon lavoro a voi. Grazie. Allora abbiamo concluso. In regia per noi Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.